Allora, dopo l'operazione sono passati 4 mesi e ho notato un notevole miglioramento nella menzione, perché prima ero quasi costretto a trovare un posto dove andare a fare, dove andare a urinare con urgenza, altrimenti me la facevo sotto. Adesso questo fenomeno non si manifesta più, riesco a contenerla e il flusso, diciamo, urinario è deciso, mentre prima ero costretto a sedermi sul water perché diciamo difficoltà. Adesso l'eiaculazione, anche un'altra cosa, l'eiaculazione è rimasta invariata, chiaramente rispetto a prima è un altro discorso. Ecco, la notte non mi devo mai alzare. La procedura no, non è stata, a me non mi ha dato fastidio. Se è invasiva intendete che se devo entrare dentro, questo è un problema che solo i medici possono dire. Io, ecco, l'unica cosa che mi ha dato un po' fastidio è tenere il catetere per 4-5 giorni, cioè, un disagio, che non avevo previsto questo, ma per il resto no, per il resto non ho avuto nessun fastidio. I primi due giorni nel vaso del che usciva dal catetere, c'era un sacchetto, c'era un po' di, leggermente un po' di sangue, ma poi basta, non ho avuto altro. Beh, costo-beneficio è stato vantaggioso, ossia i benefici che ho avuto rispetto a prima sono notevoli. Lo consiglio, poi chiaramente saranno i dottori a valutare su quali individui ha fatto, però per me il risultato per me è stato decisamente positivo, insomma. Sono passato da una situazione di disagio notevole a una situazione nettamente migliorata, insomma, da questo punto di vista mi ritengo soddisfatto in tutti i sensi.